simpatica è quella che quando io lo andavo a trovare a Radio Lazio, quando saliva sulla moto, oscillava tra un piede e l'altro perché lui era basso e la moto era più grande di lui, per cui non ci arrivava bene. Allora quella è una cosa simpatica che ricordo, cioè mi faceva sorridere questa cosa, sì, il fatto che non ci arrivava bene sulla moto. Ecco, questo è veramente simpatico. Poi praticamente io ho fatto anche con lui sulla strada Rosarno-Gioia Tauro, c'era un diretto filo, ho salito sulla moto e veramente mi ero preso un po' di paura. Lui mi faceva: non devo avere paura. La paura c'era, è chiaro. Però tanti anni, il microfono, come stai facendo? Merita un bacio la Sì, signora, eh? ecco, merda, veramente, veramente. Mamma, mamma, sono tanto felice. Io lo tengo sempre al mio fianco questa canzone, perché è per tutte le mamme del mondo. Io non lo so se... No, per la festa delle mamme. Per cui mi auguro soltanto di avere un po' di fortuna e riuscirci. Però è una canzone che è in programma, che la dedicherò a tutte le mamme, non c'è problema. Sì. Le più belle canzoni che ha cantato mio padre, certo, è molto bella. La sto preparando, per cui per tutti quelli che vogliono ascoltare mamma avranno, spero, una bella sorpresa con questa canzone, magari proprio per il giorno della festa della mamma, perché no? Ecco, ancora più bello. Allora c'è Carmela adesso, Carmelina, che vuoi salutare, eh? Passa un attimino di qua, così ti viene più facile. Allora, ecco, un'altra persona che si emoziona perché ha visto Emanuela Villa sulla Rai in una maniera stupenda. Tutti emozionati, veramente. Adesso lasci il microfono per come vuoi salutare, che sta al tuo fianco, il sogno che sempre hai sognato di salutarla da vicino. Vabbè, io saluto Manuela Villa con tanta amicizia e simpatia e ringrazio le canzoni che ha fatto. Ieri sera mi sono piaciute molto, per come ha fatto con la Videovilla e insomma tutti i successi che ha fatto lui. Io la ringrazio e speriamo che al prossimo anno ci vediamo molto presto. Ciao. Ecco, esatto. Benissimo, allora scusi così, adesso vorrei fare soprattutto un ringraziamento al signor Torno, siamo quasi ai saluti da fare, quindi volevo dire che la cosa di Claudio Villa per me, perché praticamente devo dire, Emanuele, che ogni volta che Claudio andava in Sicilia, allora ogni volta mi faceva una telefonata e mi diceva: ci vediamo all'Euro Motel, l'uscita di... E allora si fermava lei e ci incontravamo sempre. Purtroppo la vita è fatta in questo modo. Importante che adesso riporta il personaggio di Claudio Villa, proprio la figlia, Emanuela, che sta qui alla mia destra. E io praticamente mi impegnerò, lo prometto, ogni promessa, come si dice, è un debito, di portarla nelle concerti dei suoi spettacoli bellissimi per tutta la Calabria. Vorrei fare anche un ringraziamento al cameraman che sta girando queste immagini, Antoine, che è colui praticamente che manda le canzoni di Claudio Villa su Della mattina alla sera di Claudio. Vuoi Sì, salutarla saluto anche? Antoine, grazie per le canzoni che inserisci. E io prima di chiudere vorrei dire queste due parole per Emanuela. Voi farti una gentilissimi telespettatori, a risentirci con Manuela Ville prossimamente in diretta nei studi di Televiola. Ciao, 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 ciao. Conosciuto in tutta Italia e anche all'estero. Sono felicissima di averti rivisto questa sera qui a te. Perché ho conosciuto il signor Benito Viola quasi 15 anni fa, quindi è un'amicizia di vecchia data. E ritrovarlo dopo tanto tempo, perché adesso erano sicuramente 5 anni che non lo si vedeva, è stato veramente un piacere. Spero che l'anno prossimo e anche in futuro ancora ci richiami, almeno per passare una giornata insieme, ecco. Anche perché questi posti sono soltanto da vedere e da ammirare e da apprezzare.
è tutto. Giovanna Nucera. Ecco, Giovanna Nucera. Allora, dicevamo che sei la veterana, ancora insisti, ti piace tantissimo, come mai e perché? Beh, innanzitutto mi sono iscritta perché ero spinta dalla curiosità, vedevo un sacco di ragazze, magari anche più grandi di me, che intraprendevano questa iniziativa nuova per un paese come il mio. E allora, niente, ho cominciato e devo dire che inizio era una frappa, ho continuato e poi, cioè, per me è una cosa abbastanza importante perché mi dà la possibilità di conoscere sempre ragazze nuove, di andare in giro per i paesi, di divertirmi, insomma. Ecco, volevo dirti un altro po', poi speriamo tutto bene. Ciao. Per l'impresario Benito Viola, che vi può dare garanzie su tutto il circolo e il gruppo. Perciò rivolgetevi a Benito Viola, una persona in gamba, stimata da tutti, e non, in quanto sappiamo che veramente da molto che un po' abbiamo trascurato il signor Viola, perché ci sono stati altri comitati e quindi l'hanno pensata diversa, ma io ho sempre avuto stima di Benito Viola perché è un grande manager, ci ha fatto sempre figurare qui a Melecucca, ci ha portato dei bei spettacoli. Spero continua come sempre il tuo successo, perché sei unico artista, come lo ripeto ancora una volta, che sei sempre in televisione, mentre diciamo ci sono alcuni artisti che non si vedono mai, ecco. I telespettatori di Televiola, ecco, che seguono sempre le tue canzoni che mando sulla sigla. A tutti i telespettatori di Televiola un saluto e un abbraccio, e riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità. Ciao. Benissimo, quindi, prima di tutto vorrei fare... Bella la luce. Come si va? Tutto bene? Bene, tutto. Allora, tutto al completo, ma com'è questa sorpresa? Sorpresa ieri sera, perché è stata una serata veramente bellissima. Sono abbastanza, perché volevo dire anche, diciamo, per i telespettatori, perché quella pace. Certo. Ripresi. Sì, ecco, volevo dire, per fare le serate, per, diciamo, la serietà, soprattutto la professionalità, ci vogliono i cugini di campagna per fare... Perché dalla campagna siamo sulla natura, quello è logico, perciò ecco, non c'è mai errore. Doc, adesso ti volevo dire, Ivano, una parolina a ciascuno, diciamo, di la vostra, diciamo, che cosa avete fatto di bello. So che avete lavorato molto quest'anno, ecco. Sì, stiamo facendo le serate come tutti gli anni, ne facciamo talmente tante che pure... Tua moglie dove sta? Abbiamo di serate, esatto. Come sono ridotti a forza di fare serate, guarda. Siete sempre ringiovanite, sempre, vi trovo sempre abbastanza. Dicevo di mia moglie non ha potuto venire perché ho detto, perché che cosa fa male al dente, Il dente, esatto. Il martello viola dove il dente batte. Va bene. Noi prendiamo i bagagli e ci possono riprendere. È sopra la banca la capra campa, che vuol dire? Scusa. E dire qualche cosa anche per sì, un saluto che, diciamo, all'amico che ci segue, Vigliarolo Antonio. Antonio, poi... che stai facendo al liceo? Sta preparando. E cosa ti volevo dire? Siete in fretta? Siamo in fretta perché dobbiamo arrivare a Roma, però siamo sempre molto attenti quando stiamo qui in Calabria con te, anzi mi raccomando, quando volete cucire la paglia andate sempre a Viola Benito, perché soltanto con lui noi facciamo queste scemate, perché venire a Roma per fare questa serata a San Martino. Siamo sempre molto attenti quando stiamo qui in Calabria con te, anzi mi raccomando, quando volete cucire la paglia andate sempre a Viola Benito, perché soltanto con lui noi facciamo queste scemate, perché venire a Roma per fare questa serata a San Martino solo Viola poteva riuscirci, ok? Ciao, adesso però segui così in modo sì, che noi... benissimo, allora... Biondo del gruppo. Antonio. Antonio, Ciao. Allunga e allontanera, ecco, bravo. Ciao. Grazie. Mi raccomando, ci vediamo sempre. Ciao. Allora, ciao. Grazie. Grazie.
Bianco. Ciao. Ciao ragazzi. Porto da Reggio Calabria con Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, il noto manager di Benito Viola, è venuto all'aeroporto da Reggio Calabria per portarlo nella piazza in occasione della festa di San Giuseppe. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di Nicola Di Bari e il noto manager Benito Viola sono grandi amici da tantissimi anni, perché Nicola Di Bari ha fatto tantissime serate con Benito Viola. Infatti sono venuto all'aeroporto. Un ringraziamento a questo grande artista, grande attore cinematografico, che questa sera ci siamo veramente onorati di averle nelle studie di Televiola, che ha questa grande organizzazione del dottore Mores, che è la voce che corre in paese, che Nino D'Angelo, che nonno, arriva in piazza, perché diciamo è giusto, perché hanno detto Nino D'Angelo fa solamente stadi e non fa piazze. Io ringrazio al carissimo questa grande manifestazione in piazza di Tevrinova. E c'è una marea di gente che sta aspettando con ansia, particolarmente. Esatto, siamo pronti per congedare. E stanno lì tutte le ragazzine che stanno, pensa che anche da Messina. E quindi tutto questo, diciamo, organizzazione che ha fatto Benito Viola per tutti voi con questo grande artista. Ripeto ancora una volta un saluto ad Angelo. Volevo chiederti solo una cosa, che non so, io sono venuto a Napoli, mi hanno detto che in programma c'hai altri film da girare, forse ne girerai qualcuno prossimamente. Adesso voglio proprio riposare. Ecco. E poi allora, vediamo, perché sono 7-8 anni che vado sempre in giro. Sì. A volte mi sveglio e non so in quale città mi trovo. Ecco, siccome noi l'ultimo film che abbiamo visto, La ragazza del metrò, vorrei sapere dell'Ave Maria, la ragazza del metrò, ultimo grande successo, se tu hai, diciamo, quanti film hai girato, ecco, per sapere se ne abbiamo perso qualcuno. 12, 13, non mi ricordo bene, perché poi come facciamo a ricordare tutto? Esatto. Ecco, ti volevo dire, il tuo genere dei film sono stati così ammirati, perché commoventi, ultimamente abbiamo visto Lo studente ieri sera, che... è inutile andare avanti. Andiamo, signor Viola, ammazziamo. Sì. È come se io fossi addormentato, calmo, guardo le colline, la montagna, il panorama. Quando arrivo qui sono tranquillo. Ecco, fai. Stare da solo, senza più chiedere niente. Quanto a posto, sono qua e bene, ci sono dei momenti di pausa, momenti di riflessione, momenti di successo. Insomma, in questo momento. Sono fuori con un album uscito da un mese che sta andando abbastanza bene, faccio degli spettacoli come ogni anno, come ho sempre fatto, prendo parte ad alcuni programmi televisivi come Sapore di Mare, altre cose, Bellezze al Bagno e altre robe così che esistono sui canali della RAI e canali privati, e quindi niente, sto vivendo questa stagione con la stessa serenità che ho vissuto anche le altre negli anni passati. Credo che il segreto sia quello di non avere assolutamente mai la fretta di far sapere a tutti i costi che ci sono. Cioè, ogni tanto faccio i miei dischi, vengono fuori, fortunatamente è un genere che piace sempre, perché è un genere che parla di canzoni d'amore, di canzoni romantiche, e quindi forse il segreto è soltanto quello, nient'altro. Ecco, questo volevo dire per quanto riguarda i telespettatori,
praticamente fare anche sapere, diciamo, il cavallo di battaglia, la canzone che ha portato tanto successo, qual è? Una sola, vogliamo sapere. Ma io ho iniziato nel 74 con una canzone che ancora adesso in tutti gli spettacoli devo cantare, se no, come si dice, mi picchiano. Si chiama Signora Mia ed è stata il mio primo successo. Poi ne sono venute tante altre, Gli Occhi di Tua Madre, Il Giardino Proibito, Primavera, Sarà la Nostalgia, Io Vorrei a Sanremo l'anno scorso. Quindi tante canzoni che hanno avuto, grazie al pubblico che mi ha aiutato ad averlo, tanto successo. Bene, io veramente voglio fare anche un ringraziamento al Comitato Feste, che naturalmente ha dato la possibilità di scegliere un artista grazie al comitato che è qui presente. Ok, bravo. Ancora? Anche a lui, grazie. Allora, a questo punto vorrei fare anche il Comitato Feste, che ha scelto anche il signor dell'illuminazione, la ditta Illuminaria, che veramente ha fatto una festa veramente meravigliosa. A questo punto una cosa, un saluto per il cantautore Sandro Giacobbe. Ti chiederei come vuoi salutare i telespettatori di Televiola che domani ci vengono in tutta la piana della provincia di Reggio. Niente, un grosso saluto e seguite sempre Televiola, perché a quanto pare ha molti sostenitori, no? Certo, quindi seguitela sempre e ci saranno sempre delle notizie di anteprima. A noi, arrivederci a più tardi sullo spettacolo. Ciao. Grazie, a questo punto salutiamo tutti i telespettatori delle Viola, perché fra poco il cantautore si deve esibire, e quindi un saluto per tutti il Comitato Feste questa sera in questa bellissima cittadina di Bagnara Calebra. E cosa posso dire? A risentirci la prossima volta con gli altri spettacoli. Conosciuto a livello, diciamo. Allora tutto andava bene, poi qualcuno ha cominciato a dire: guarda, Benito Viola, io che ho i miei studi, io, e Benito Viola invece è diventato, e comincia ad avere un pochettino di invidia, Rosy. E tu come dici di trattare queste? Con molta bontà. Con molta bontà, ecco. Sì, con molta gentilezza, con molta bontà e con molta, delle volte anche indifferenza. Ecco. Io penso che c'è un proverbio, i miei nonni lo dicevano, e sia un proverbio molto giusto. Mio nonno diceva sempre: figlia mia, la noncuranza è il miglior disprezzo. Ecco, quello. Nel senso che quando una persona ti fa del male o cerca di farti del male, la ignori, stop, basta. Giusto. Non te la puoi nimicare più di quello che è, capito? In sì, questo senso, rimane lì. Ecco, io adesso vorrei... Scusa, non dai possibilità, motivo di farti ancora del male di più, esatto. Capito? Ignorando. Ecco. Io prima di finire volevo dire, gentilissimi telespettatori di Televiola, che fra già diciamo è nato a mezzo agli artisti, sta bene a mezzo agli artisti, come per esempio questa battutina così, ecco, sto a fianco a una grande artista, una affascinante, bellissima bionda, e questa fa parte che io, Benito Viola, sta sempre a mezzo agli artisti, e ringrazio Rosy, che mi affascina veramente al mio fianco, staremo insieme per tutta l'estate, non solo l'89 ma anche il 90 staremo insieme. Cos'erai, telespettatore di Televiola? Intanto ringrazio te che mi hai fatto l'intervista, Viola, te che ci inviti negli spettacoli, l'impresario, quindi ringrazio la gente di zona Viola, Benito Viola, ringrazio il nostro cameraman Cricco della Calabria, almeno quello che ho conosciuto e quello che conoscerò in seguito, perché ripeto, l'ospitalità è meravigliosa. Tutto, e stiamo bene insieme, sì, ecco qua. Vediamo un bacino, dai. Ecco. Grazie. Grazie. Grazie a te. E ci vediamo prossimamente nei spettacoli. Ciao. Ebbene. Volevo dire praticamente come ha cambiato stile, ha cambiato tutto in questo film. Allora, bisogna fare sempre le cose diverse, sì. Se no sono scontate, sono... Accendo, sì. Mi sembra che prima che fai una cosa già la sa, sì. Quindi uno cerca di rinnovarsi sempre, di non fare sempre le stesse cose. Ecco, per fare, esatto. Ci vuoi parlare, Nino? Ti volevo chiedere, diciamo cosa c'è in programmazione, so che stai facendo tante cose bellissime, preparando. Adesso sto facendo questa tournée in giro per l'Italia, poi farò la tournée estiva, poi devo fare dei telefilm, quindi... c'è tanto da lavorare ancora.
Ecco, io sono anche un portavoce dei cittadini di Taurianova, che hai fatto un successo veramente grandioso. Vorreste venire a fare un altro concerto? Forse al sud, quindi specialmente i paesi come questi qua che hanno bisogno di divertimenti, che hanno bisogno di un po' di distrazione. Io sono molto vicino, perché ho detto, amo tanto il sud, la Calabria, la Sicilia, la Puglia, insomma sono delle terre che mi hanno cresciuto artisticamente, mi hanno sempre dato la stima e l'amicizia, insomma la forza di andare avanti e di credere in quello che ho fatto. Ecco, siamo tutti contenti, anche perché ultimamente abbiamo visto le trasmissioni televisive su Rai 2. Ci vuoi parlare qualcosa di queste trasmissioni che sono state veramente favolose? Ma niente, vado a fare promozione per i dischi, per quanto mi riguarda, e mi invitano a queste trasmissioni. Io cerco di fare sempre il mio meglio, va bene? Quindi hai fatto un buon viaggio? Abbastanza. Cosa volevo dire? Perché praticamente abbiamo parlato tanto, ecco, volevo dire solo questa cosa, perché la serie che abbiamo fatto a Taurianova, ecco, questo è un complimento per te, Nino. Ecco, ti volevo dire che tanti comitati feste della Piana mi hanno detto, quando è venuto Nino D'Angelo, a noi dice, purtroppo ci hai rovinato. Dico, per che cosa? Perché quella sera c'erano altri artisti, altre piazze, la stessa data, il 27 settembre a Taurianova, e Nino D'Angelo si è trascinato tutto il pubblico e gli artisti alle nostre piazze sono rimaste vuote. Adesso mi dispiace, perché anche altri artisti devono andare avanti, devono vivere, devono avere successo, perché è giusto che il successo sia di tutti. Niente, sono contento che è stato un successo a Taurianova, però sicuramente gli altri artisti avranno avuto il successo che meritavano pure loro. Quindi praticamente, ecco, volevo dire a carissimo amico di Benito Viola, perché è stato ospite a casa anche di mio figlio Tony, volevo dire, come Nino, vuoi salutare i telespettatori di Televiola che domani ti seguiranno in tutta la Piana con tanto calore? Niente, voglio salutare dicendo grazie sempre, perché mi volete bene, mi stimate, e spero di ritornare qualche altra volta a Taurianova, magari rifare quel grosso successo che abbiamo fatto. Certo, in questa immagine voglio chiudere con questo saluto, un saluto al signor Morsi e al signore che mi seguono dappertutto. Vuoi salutare? Sono baciato specchio, non sento bello soltanto tu, e ci romanzi e la notte sogni, che fa l'amore chissà con chi. Siamo un po' biciclette di ognuna, pensa che se può fa, che capillo lanza all'occhio, butta gente sotto e non sai frenare. Non ti incattava, ma me ne parla, so chi ne la da sera, c'è un drama a capricchi. E siamo tutti e due, ci mangiamo domani, e poi non cala lì, rimasi. Provarlo, contrattarlo di persona, e questo è stato veramente un piacere. Dunque io, Tattenino, allora lavorare con il Mendo Viola ti fa piacere? Sì, tantissimo, e speriamo di vederci presto. Certo, magari in diretta. In diretta, perché di organizzare una serata verso Televiola, così ci possiamo fare una diretta. Allora Benito Viola e Brenda vi salutano, appuntamento prossimamente, a presto, ciao. Sì, ciao, ciao. Accendo, Fabrizio. L'amico è qualcosa che più meglio è. È il silenzio da cantare tutti insieme, è il mio amore, amore, tutti insieme. Grande successo, che sorda la me con la canzone carina. Sì, sì. Abbiamo fatto Taurianova, e mi ricordo che sta il 7 settembre, scritturato da me, Benito Viola, aveva un concerto veramente favoloso. Me lo ricordo.
diciamo canzoni che diciamo il cavallo di battaglia, canzoni portate a successo, qual è stata, ecco? Ma i cavalli di battaglia secondo me nella mia vita sono sei, cioè cinque o sei. C'è stato Aria all'inizio, molto, molto famoso, molto, ha fatto un grandissimo successo. Poi mi ricordo un Non mi lasciare, sono le tappe della mia carriera, diciamo. Non mi lasciare, poi Tu cosa fai stasera, Autostrada, L'amico è, e poi Da quando non ci sei, che ho portato a Sanremo nell'85. Un cavallo di battaglia piccolo, però decoroso, insomma, cavallino. Ecco, ecco, telespettatore, se è felice e contento di avere ospiti questa sera, Dario Baldambembo, tanto che le... Tanto... E' abbastanza, molto, sono molto contenta che lui sia qua e spero che anche la mia famiglia sia stata molto contenta. E io ringrazio. Grazie. Grazie Giovanni. Quindi sera me ne vado a casa e sono sicuro che il prossimo anno ritornerò di nuovo praticamente, spiritosamente. Hai girato per trovare Dario Baldambembo e non lo trovavo infatti ho girato tutto il paese per trovarlo, non l'ho trovato, poi alla fine io di quello che ho fatto per te, passate tutto questo. Ma veramente sei stanco? Hai voglia di dormire? Veramente voglia di dormire, non ho, cioè avrei voglia di stare con te ancora. Beh, io anche ho voglia di te. Grazie Gianna, e adesso amore ti amo tanto anch'io, sai benissimo che ti amo. Benissimo, e allora ho tanta voglia di far l'amore, Gianna. Io anche, tantissimo. Gianna, la tua bellezza mi fa proprio impazzire. Così poco? Dite, così poco? Ma non dire così poco, quello che ho fatto per te, pensa se è poco. Mi ami tantissimo. Ti amo, sono felice, io senza te... Io più della mia vita. Io senza te al mondo non saprei vivere. Io neanche. Quanti bambini vuoi, Benito? Ma io... Tardi, come trascorrono le ore, devo andare in ufficio. Gianna, ti lascio riposare. Sembra una madonna come dormi. Gianna, quanto ti voglio bene. Chi sarà a quest'ora, boh? Ti lascio riposare. Sembra una madonna come dormi. Gianna, quanto ti voglio bene. Chi sarà a quest'ora, boh? Buongiorno. Credo che non mi aspettavi o sbaglio? Nadia, cosa fai qui alle 7 di mattina? Diciamo una visita di cortesia, posso entrare? Prego, ma sbrigati perché ho da fare, devo andare in ufficio. Ti porto via solo un poco tempo. Buongiorno. Buongiorno. Vedo che hai una bella casa, o sbaglio? Ma non lo so, volevo venire a trovarvi, darvi gli auguri, vedere se il viaggio di nozze è andato bene. E sinceramente ero anche curiosa di vedere la tua bella mogliettina. Sta qui, sta dormendo e no, mi dispiace che non posso presentartela. Buongiorno signora, vedo che è comoda, ma com'è bella stamattina, molto più bella dell'altra volta. Vedo che il viaggio le ha fatto bene. Vedo che lei già è svegliata. Che vuole questa? Guardi, non è con lei che voglio discutere, ma bensì col mio ex convivente. Posso scambiare quattro chiacchiere con lui? Può andare di là un attimo, per cortesia? Nadia, vattene, non c'è niente da discutere, tra me e te è finita, vattene! Questo lo credi tu, ma non ho capito perché ti arrabbi, io sono venuta a vedere la casa, non so, a vedere come... Bella la casa, l'arredamento, scommetto che ha scelto tutto lei, tu non hai mai avuto gusto in questo. Sono cose che a te non ti interessano. Madonna, come te la prendi? Hai poi... paura? Poi questa visita alle 7:30, così? Ma diciamo, non lo so, volevo vedere come eravate sistemati. Niente in contrario, spero. Avanti, sputa fuori ciò che deve dire. Niente, ti ripeto, volevo solo vedere come eravate sistemati. Ci siamo sistemati molto bene, ci vogliamo bene, ho formato una famiglia, non voglio rotte le scatole, vattene. Sicuro? Sei sicuro di questo? Certamente. Ma tu non hai capito perché sono qua, Benito. Perché sei venuta? Cosa vuoi? Avanti. Cosa voglio? Cosa vuoi? Tra poco lo capirai. Non ci riesco a capire, solamente sono in ritardo e devo andare in ufficio. Beh, visto e considerato, adesso capirai perché sono qua. Lei lasciala fuori perché non è con lei che ce l'ho, ma bensì con te. È con te che voglio discutere, perché sei un bastardo.
Cos'è, uno scherzo? Metti via quell'ornello. Nadia, ti prego, fermati. Tu te ne pentirai, Nadia, non commettere. Che ce l'ho. Tornatene a letto se non vuoi finire male anche tu. È con questo bastardo che voglio parlare. Vattene, vattene. È una settimana che aspetto questo momento. Tu non sai cosa ho passato. Io e la bambina te ne sei fregato. Ma questa è l'ultima volta, guarda. Perché non farai più male a nessuno. E tu tornatene a letto. Ti ho detto di andartene. Tu non detti ordini, non hai capito, Nadia, su di me non hai nessun pietà, potere più. Un figlio in grembo, non commette le pazzie. Tu ragione, Nadia. Non è con te che ce l'ho, per favore. Guarda Benito, tu non mi ascolta, conosci bene. Ascolta bene. Non mi conosci bene, non hai ancora capito, questa è l'ultima volta che mi vedi. Ma nel vero senso della parola, perché io... Vattene. Io ti ammazzo oggi. Butta via quella pistola! Cosa butto via? Sei non una... hai capito niente! Sei una pazza cosa criminale! Sono io, una pazza? Pazza criminale! Benito, vattene. Benito! Benito, va via dalla porta! Lasciala la porta! Lasciala la porta! Vattene di là! Vattene di là! Benito. E tu, tornatene a letto, ho detto! Guarda, no, guarda, non farmi commettere Benito, una pazzia! Non cioè mi toccare, ho Nadia. Detto! Mi fai schifo, sei un porco! Guarda, mandala via! Mandala faccio fuori, schifo, se no faccio fuori anche lei, Benito! Guarda, lasci. Non mi conosci bene! Guarda che carica, non sto vedi scherzando. Vedi che Gianna è malata. Non sto scherzando, Benito, è inutile, guarda, non, è inutile che tu supplichi. Io Giorno, ormai Nadia. Sono decisa e non credo butti di via. Farmi paura, sai. Avanti, ascolta, metti butta via quella pistola. Mani, metti giù le mani, Benito, guarda. Nadia, sono proprio Nadia, ripensaci ciò che stai facendo. Io non ci penso su, ci ho pensato già abbastanza una settimana. Cosa e faresti? Quello che ho deciso è la cosa più giusta da fare. E tu uccideresti il padre di tua figlia? Avresti il coraggio? Non mettermi le mani addosso, ho detto. Nadia, e per tu favore, ritorna di là. Ragiona, o vattene via. Non commette le pazzie. Vattene. Vattene, cosa? Per l'ultima volta te lo dico. Vattene! Ah! Aiuto, Benito, muoio. Maledetta. Gianna. Benito. Gianna. Benito. Gianna. Gianna. Muoio. Gianna. Maledetta, mi l'hai ammazzata. Mi l'hai ammazzata. Sì, e adesso seguirai anche lei. Sei... come un avvoltoio che ha aspettato il momento di vendicarti. Avanti, cosa aspetti? Finiscimi! Certo, quello che devo fare lo farò fino in fondo. Ah, ah, tanto la vita mia non ha più valore senza Gianna. Bastardo, maledetta. Devi morire. Ah, non dovevi farlo. Maledetta, maledetta, mi l'hai ammazzata. Bastarda, spara. Avanti, finiscimi, non mi fare soffrire. Vattene, ti odio, Nadia, ti odio. Ti ho sempre odiata. Voglio morire vicino alla mia bella. La mia bella Gianna. Gianna, rispondi. Risponda, amore. Avanti, spara, spara, finiscimi, finiscimi. Oramai, senza la mia Gianna non voglio vivere più. Oh, oh, sto male, sono spacciato. Gianna, tu vattene, maledetta, vattene. Vattene, non voglio che stai a vedermi a soffrire. Vattene, disgraziata. Non hai avuto pietà nemmeno di quella creatura che portava in grembo. Hai ammazzato Gianna che doveva partorire un figlio. Spara, spara, avanti. Finiscimi. Non ho paura di morire. Gianna, oggi abbiamo fatto un grande viaggio di nozze. Ma per noi è stato soltanto nozze di sangue. Ah, Gianna... Gianna, io vorrei dirti qualche cosa. È troppo tardi, capisco che è troppo tardi, Gianna. Volevo dirti quanto ti amo, quanto ti ho voluto bene, Gianna. La colpa è stata mia. Gianna, amore, voglio ancora una volta toccarti i tuoi dolci capelli, i tuoi biondi capelli. E darti l'ultimo bacio. Gianna, amore, risponde. Ancora una volta vorrei dirti tante cose. Capisco,
È troppo tardi. Dovevo ammazzarla prima, questa bastarda. Mi ha preceduto. Gianna, amore, una sola parola vorrei sentir la tua voce. Gianna, voglio accarezzarti i tuoi dolci capelli e darti l'ultimo bacio. Addio, Gianna. Addio, amore. Addio per sempre. Addio, Gianna. Addio alla vita. Gianna. Addio, Gianna. È finito tutto oramai. Cinzia, meglio orfana che un padre bastardo. Bambina, figlia di Benito e Nadia, che atterrita alla vista della tragedia, si mette a strillare. Grida, la madre furiosa e piena di odio, prende la bambina da un braccio portandola via bruscamente dicendo: lasciali morire, questo è ciò che loro meritavano e lo hanno avuto. Conclude così tragicamente quel cieco amore di Benito e Gianna in una pozza di sangue. 2 settembre in onore Maria Santissima della Madonna Montagna. Quindi voglio bene, stiamo per rivederci con nell'aeroporto di Reggio Calabria con Nicola Di Bari. Nicola Di Bari, il noto manager di Benito Viola, è venuto all'aeroporto da Reggio Calabria per portarlo nella piazza in occasione della festa di San Giuseppe. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita. Nicola Di Bari e il noto manager Benito Viola sono grandi amici da tantissimi anni, perché Nicola Di Bari ha fatto tantissime serate con Benito Viola. Infatti sono venuto all'aeroporto, grandioso cantautore Nicola Di Bari, ebbene ho l'onore di presentarlo proprio nelle studie di Televiola. Adesso ci fa tanto piacere fare qualche domanda Nicola Di Bari, che è venuto, diciamo, fare tanti sacrifici per fare questa serata che è uscita veramente in bellezza. Personalmente ti do un ringraziamento molto particolare, naturalmente il ringraziamento va a quelli del comitato di Taurianova che hanno voluto sia accontentare te che me, soprattutto io sono contento per te che hai fatto una bella figura e soprattutto perché te lo meriti, direi, perché non è che ti è dato così gratuitamente il rispetto da parte degli artisti, sei tu che te lo guadagni con la tua serietà, con la tua maniera elegante da gentiluomo di fare, e quindi noi siamo a testimoniare questo tuo modo di fare, e siamo contenti. Io in questo momento personalmente sono contento per te, perché tu abbia avuto ragione di questa manifestazione, e io personalmente ringrazio te per aver avuto tu la bontà di proporre Nicola Di Bari in questa manifestazione. Vorrei chiedere quali i tuoi canzoni, diciamo, i tuoi successi, il tuo, diciamo, cavallo di battaglia, qual è stato il tuo successo che ti ha portato a una grandiosità di spettacolo? Ma senza dubbio direi la prima cosa bella, che è la canzone che io reputo più importante in tutto il mio repertorio, canzone che io e mia moglie abbiamo scritto e dedicato il giorno che è nata la nostra prima figlia, quindi era un ringraziamento a questa bambina per averci regalato un'emozione così grande, e chi è padre lo sa, e quindi io la reputo un po' la canzone chiave della mia esistenza, quindi senza dubbio la prima cosa bella.
Infatti, la prima cosa bella che ha il cavallo di battaglia, che poi tutti i canzoni del cantautore Nicola Di Bari sono stati tutti grandiosi successi. Nicola Di Bari, Benito Viola è ottimo amico, non è la prima serata che facciamo, abbiamo fatto tantissime serate e credo che ti sei trovato bene a lavorare con l'organizzatore Benito Viola. No, senza dubbio, intanto tu sei una persona squisita, io ti ringrazio di esistere e soprattutto di dare questa serenità agli artisti. Io sono qui a testimoniare questa tua bellezza di uomo, di essere, sin da quando ti ho visto all'aeroporto mi sono ricordato di tappe passate e soprattutto la tua eleganza proprio nell'aiutare l'artista ad essere sereno e a dargli tutta l'assistenza che l'artista vuole, cerca, di cui ha bisogno. Sei veramente uno che vuole molto bene agli artisti, ma io credo che non ci sarà artista che ti farà mai un torto, perché sei tu che ti guadagni il bene degli artisti. Ti ringrazio Nicola dei tuoi complimenti che fai al manager Benito Viola. Adesso Nicola ti volevo chiedere, ecco, perché i telespettatori dicono Nicola Di Bari, sanno perché praticamente diciamo non è il nome giusto. No, Nicola Di Bari è un omaggio, è un nome che io ho scelto come artista, come omaggio a San Nicola Di Bari, perché io sono molto, molto cattolico e soprattutto devoto a San Nicola Di Bari. Il mio vero nome sarebbe Michele Scommegna. Quindi Nicola Di Bari, tanto perché non si avessero dei dubbi sulle mie origini e soprattutto perché volevo veramente fare questo omaggio al mio santo patrono, voglio dire. Sì, ecco, il cantautore favoloso Nicola Di Bari questa sera ha lasciato a Taurianova una serata veramente favolosa, un concerto da ricordare. Benito Viola vi saluta insieme a Nicola con un grande abbraccio dall'amico Viola. Grazie Viola. Volevo ringraziare a tutti gli altri assessori e all'organizzazione, mio grande amico Viola, che dopo lo ripetiamo, perché veramente Viola è un grande amico e sa fare le cose. Grazie. Ecco, a tutti gli altri assessori e all'organizzazione, mio grande amico Viola, che dopo lo ripetiamo, perché veramente Viola è un grande amico e sa fare le cose. Grazie. Ecco, tu eri l'organizzatore. Abbiamo fatto un successo strepitoso, speriamo anche qui stasera, quindi penso che sicuramente farei una bella figura anche stasera. Certo, in questa grande piazza di Palermo, in Calabria. Spero l'anno prossimo mi chiamerei ancora e siamo un po' assieme. Certo. Quello che conta, io che voglio ringraziare a signor Mario la sua professionalità e soprattutto perché preciso, puntuale nelle piazze, una bella figura. E questo per l'artista è un piacere, un enorme piacere, è un onore quando succedono queste cose, perché la mia serietà, io sono un artista precisissimo, non ti ho fatto mai fare bella figura, automaticamente hai fatto sempre bella figura e vuol dire che la fai anche tu con il comitato e l'anno dopo sicuramente ti daranno la festa, mi raccomando, perché Benito è quello che è una persona seria. Sì, ecco, volevo dire un'altra cosa, signor Mario, che unico artista che diciamo le piazze, a differenza di... Ti dico una cosa, ci sono delle piazze in Campania dove io canto da 30 anni, sono 25 volte che mi chiamano, la stessa piazza, l'anno dopo mi chiamano un'altra volta, questo non vuol dire perfettamente niente. Perché io non sono un artista che stasera fa così e poi fa sempre così, no. Io sono, diciamo, un artista che può cambiare da un momento all'altro, quindi sempre in meglio. E penso che c'è una piazza, delle piazze importanti nella Campania, dove mi chiamano una volta sì, una volta no, oppure mi confermano per l'anno dopo. Quindi questo non vuol dire niente, se ho cantato a 7 km, a 10 km, a 8 km, non vuol dire perfettamente niente. Quindi ti ringrazio di questa cosa, io canto da 31 anni, pensi quanti paesi ho fatto. Signor Mario, volevo chiedere solo una cosa, perché ci sono artisti che capitano, giusto, magari non facciamo i nomi, che magari vanno in playback, e quello che ho visto che lei naturalmente è contraria a queste cose, che è sempre dal vivo Mario. Un'altra cosa che mi stai dicendo, questo è molto importante, io sono 31 anni che faccio l'artista,
E infatti festeggio i miei 30 anni tra pochi giorni e ti dico che ho cantato sempre in diretta. Bisogna stare attenti per questi artisti all'italiana, possono fare tranquillamente il playback, perché è un fatto moderno, elettronico, la gente non se ne accorge nemmeno. Io canto in diretta, questo è molto importante, ma più di volere bene a me, volete bene a Viola, perché vi vuole tanto bene, eh? Questo lo dico a tutti i comitati, grazie. Un'altra cosa, signor Mario, ecco, anche perché noi tutti, telespettatori, tutte cose, tu eri l'organizzatore, abbiamo fatto un successo strepitoso, speriamo anche qui stasera, quindi penso che sicuramente fare una bella figura anche se. Vedono sempre i suoi bellissimi film, ecco, per sapere della sua voce, perché io ho detto che ha fatto 25 film, vero? 25 film, tutte bellissime, quindi ogni tanto mandiamo Zappatori, i figli su pezzi di cori, tutti i film bellissimi. E a questo punto pregherei al cameraman di Ciacconato. Oltre volevo chiedere al re della sceneggiata napoletana Mario Merola, oltre questo, signor Mario, cosa fa oltre, diciamo, i spettacoli di piazza, i concerti? Oltre i concerti, cioè, diciamo, a Napoli, in Campania fanno i matrimoni, non so se è qui. Che... una domanda che vorrei tirare fuori anche io. Ah, perciò mi ha dato questa domanda in ballo, sì, io penso che il mese di giugno ho fatto 50 matrimoni, ne faccio 2-3 al giorno. Anche l'Ave Maria in chiesa, gli sposi mi chiamano per cantare l'Ave Maria in chiesa, sarebbe un fatto esclusivo qui per la Calabria, mentre gli sposi sposano io sull'altare gli canto l'Ave Maria, è un fatto bello, anche i matrimoni, faccio anche i matrimoni, matrimoni importanti, e qui ne fanno dei matrimoni importanti, e mi piacerebbe di iniziare proprio con te questo ciclo, questa bella cosa, perché fanno, io faccio anche l'Ave Maria, certo è un po' lontanuccio da Napoli a venire a cantare l'Ave Maria, ma sì, comunque... comunque è bello lo stesso, quindi verremo senz'altro, se gli amici vorrebbero Mario Merola in o matrimonio o Ave Maria, qualche Ave Maria, potete rivolgervi da Benito sicuramente. Grazie. Grazie a te. Grazie signor Mario, grazie per aver trovato questa grande folla, sì, una marea di gente. Stanno sparando già il fuoco, c'è una marea di gente in piazza, mi accingo ad andare a fare questo concerto. Nel frattempo vi do un abbraccio, un saluto a tutti quanti e viva la Calabria. Grazie. Signora è l'impresario più serio che c'è nel sud e nella Calabria. Grazie veramente. Veramente un po' commosso, comunque ti ringrazio. Questa è la verità. Non so cosa devo dire, perché quello che hai detto, cioè mi sono commosso un po'. Comunque, mi buttiamo la pulita. Spettacoli come questo di questa sera, che è veramente fantastico, mi congratulo con queste belle ragazze e la signora Rosi. Veramente, cioè, perché lui prima di essere diciamo un impresario, lui è un artista, ha il cuore tenero, ha il cuore bravo, è buono. Allora lui se qualche volta ottimo di qualità, ecco quello che conta, perché bisogna lasciare i comitati feste contentissime per ritornare in mente da Melibucà per la Gazzetta del Sud, il principale quotidiano calabrese. Innanzitutto voglio ringraziare il signor Benito Viola, ricordandogli e ricordando a tutti voi telespettatori quanti sacrifici ha fatto per portare avanti e per far vivere Televiola. Televiola che rappresenta l'unica voce libera della piana, Televiola che per Tarenova e per tutti i paesi vicini ha dato e darà sempre molto. Benito Viola da solo è riuscito a fare questo, è riuscito a dare una televisione per la provincia di Reggio Calabria. Grazie. Un'altra cosa, volevo ancora una volta fare i complimenti a questo staff meraviglioso di ragazze che sono riuscite a far calamitare l'attenzione del pubblico melibucchese in questa... Se il signor Viola, detto il generale, grande impresario internazionale, che con i concerti che ci fa fare, porta Benito! Viva la musica e la terra!
è l'impresario più serio che c'è nel sud e nella Calabria. Grazie. E nel dolore, e nella salute, e nella malattia, e di amarti e di onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Gianna, prendo te come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Signore onnipotente e misericordioso, confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e si degni ricolmarvi della sua benedizione. E l'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. Amen. Il Signore benedica questi anelli che vi donate scambievolmente in segno di amore e di fedeltà. Ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ricevi questo anello, un segno di amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedizione di Dio Padre su questa sposa e sul suo sposo, perché uniti in Cristo nel vincolo santo del matrimonio, formino un cuor solo ed un'anima sola. Ascoltaci, o Signore, per questi sposi che nel contrarre matrimonio si accostano all'altare, affinché partecipando al corpo e al sangue di Cristo siano uniti sempre dal vincolo di un mutuo amore, preghiamo. Per questi sposi, perché il Signore li assista sempre nell'ora delle serenità e nell'ora della prova, preghiamo. Perché Dio Padre comunichi loro la sua gioia e li benedica con il dono dei figli, preghiamo. Per tutti noi che partecipiamo a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, preghiamo. O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose, e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine e somiglianza, donandoli l'uno all'altro come compagni indivisibili, perché siano non più due, ma un essere solo.
Così è insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in un'unità. Ti preghiamo per questi sposi, si mantengano saldi nella fede e nell'obbedienza alla tua legge, fedeli a un solo amore e siano esemplari per integrità di vita, fortificati dalla sapienza del Vangelo, diano buona testimonianza a Cristo e al mondo, e dopo una vita lunga e serena siano accolti nella tua casa in compagnia dei santi, per Cristo nostro Signore. Onnipotenza, hai fatto dal nulla tutte le cose, tu hai disposto con mirabile ordine l'universo, dopo aver creato l'uomo a tua immagine gli hai dato ad aiuto inseparabile la donna perché non fossero più due ma un solo essere, così ci ha insegnato che non è mai lecito separare quello che hai voluto costituire in unità. Tu hai consacrato l'unione, sia lei abbondanza di amore e di pace, e fatti imitare l'esempio delle spose sante di cui la Sacra Scrittura tesse l'elogio. Tuo marito riponga in lei piena fiducia e riconoscendola associata a sé in uguale dignità, coerente della grazia e della vita. Viva gli sposi! Viva gli sposi! Il nostro anniversario è...